Ciao ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi faremo insieme un video review. In particolar modo andremo a testare insieme questo qui che è l'ultimo prodottino uscito dalla casa di L'Oréal Paris e è un prodotto che sto davvero adorando. Ho detto andremo a testare insieme, però io l'ho acquistato già da un pochino di giorni e quindi mi sono portata avanti perché i video first impression secondo me sono carini, sono sfiziosi da guardare, ma poco produttivi in fin dei conti. Perché fondamentalmente vi dico solamente quello che io penso appena lo applico, però la durata, la resa, come si comporta il prodotto in sé per sé è comunque un'informazione molto molto importante, quindi l'ho testato già da un pochino di giorni per essere pronta a parlarvene in questo video. È un prodotto che vi ho detto sto adorando per il semplice fatto che io adoro tutti i prodotti per le sopracciglia. Adesso, detto così, sembra un po' strano, nel senso che io adoro provare tutti i prodotti per le sopracciglia. Come vi ho detto in tantissimi video fa, le sopracciglia sono proprio la cornice del nostro volto, del nostro viso, quindi secondo me devono essere armoniose, devono essere ben definite, ben curate. Non prediligo tanto l'effetto finto, però mi piace che siano comunque in ordine. Mostro com'è il packaging. Questo qui è quello che trovate quando lo andate ad acquistare. Ci sono quattro tonalità di colore, quindi quattro nuance fra cui poter scegliere. Se sentite dei rumori, scusatemi, ma c'è tanto vento fuori e quindi ci sono dei rumori. Il prodotto è uscito da pochissimo e quindi c'è ancora un po' di confusione se acquistarlo o meno. Io appena ho visto la pubblicità, appena ho visto delle ragazze che sponsorizzavano il tutto, mi sono incuriosita tantissimo e quindi sono corsa ad acquistarlo. Io l'ho preso precisamente all'acquistapone dove il prezzo è di 16,90 euro, che tuttavia è un prezzo dal mio punto di vista buono, nel senso che ci sono tantissimi prodotti per sopracciglia. Cito ad esempio brand come Benefit che comunque si concentrano molto sulle sopracciglia con prodotti che sfiorano anche le 30-35 euro, 28 euro. Poi c'è anche ci sono anche, scusatemi, dei prodotti di Becca Cosmetics che dal mio punto di vista sono pazzeschi per le sopracciglia, e sto parlando dei pot, quelli che comunemente si vedono, quindi quei prodotti in crema con il pennellino annesso. Entriamo nello specifico per quanto riguarda questo qui. Si chiama Unbelievable Brow. La mia colorazione, come vi dicevo prima, è la 104 Chetan. Io spero che si pronunci così, non ne ho la più pallida idea. E qui ci dà delle percentuali. Ci dice il 92% dice che le nostre sopracciglia hanno un aspetto molto più pieno, molto più spesso, però in modo naturale. E un 81% dice che resiste a tutto, resiste all'acqua. Io vi dico che è molto 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 pigmentato e resiste, effettivamente resiste. Io ad esempio mi sono andata a sciacquare il viso durante la giornata, insomma, ho una pelle mista che quindi va a produrre sebo, soprattutto qui nella parte T della mia fronte, del mio viso. Quindi spesso andavo o con delle salviettine assorbisebo oppure proprio a sciacquarmi il viso con delle salviette umide o direttamente con l'acqua, e è vero, nel senso che il prodotto non si spostava di una virgola. Ci ho anche dormito e mi mangio le mani per non aver fatto una ripresa il giorno dopo, perché voi ovviamente andate a fiducia, però voi sapete che io comunque dico sempre quello che penso quando parlo dei prodotti, soprattutto quando vengono inviati, perché se un prodotto non mi piace io non ve ne parlo bene, cioè io ci tengo a dire questa cosa perché è come se lo stessi consigliando a mia mamma, a mia sorella. Quindi se un prodotto fondamentalmente non è buono, non è buono, almeno per quanto mi riguarda. Dire che durante la notte, poi questo varia da persona a persona, però noi produciamo sebo, quindi produciamo sudore fondamentalmente, e a me nella parte qui iniziale delle sopracciglia il tutto era un pochino scomparso, come se si fosse assorbito, e questa cosa fa malissimo, nel senso che raccomanda sempre a tutte le persone, tutte le ragazze, insomma, di struccarsi quando si va a dormire. Quindi il fatto che la pelle assorba un prodotto è veramente dannoso, poi ce lo ritroviamo più in là negli anni e quindi c'è una fuoriuscita abbastanza prematura di rughette. Adesso io l'ho fatto una volta, non lo faccio tutte le sere, quindi se anche voi potete, se anche voi volete, scusatemi, iniziare a testare il prodotto anche durante la notte per vedere se il giorno dopo mantiene o meno,
meno potete farlo, ovviamente una notte non succede niente, però non prendetelo come abitudine. Andiamo subito a vedere all'interno come si presenta il tutto. Il primo prodotto che trovate è lui, il protagonista, che a primo impatto sembra anche un correttore. Mi piace veramente tanto il fatto che abbia questa forma, perché all'interno c'è veramente tanto prodotto. 3.4 ml di prodotto, però credetemi, è tanto, perché ne basta pochissimo per ottenere poi l'effetto finale. Il secondo accessorio che troviamo invece poi all'interno sempre dello stesso packaging è questo scovolino slash pennellino, perché da un lato, come potete vedere, c'è lo scovolino che serve proprio a pettinare le sopracciglia, dall'altro lato invece c'è proprio il pennellino forma angolata, come potete vedere, per andare a definire le nostre sopracciglia. Non ho fatto le sopracciglia per questo makeup apposta, perché le facciamo insieme, infatti è proprio una cosa che è un pugno in un occhio nel mio viso in questo momento. Non riesco davvero a vedermi, perché io le sopracciglia sono praticamente la prima cosa che faccio dopo la base. Però io ho degli spazietti vuoti qui davanti, dopo qui sull'arcata e poi infine un po' verso la fine, la codina finale, giusto per andare a definirla. Il primo step è quello di applicare una leggera quantità di prodotto per riempire gli spazi vuoti. Il secondo step è quello di usare la punta angolata del nostro pennellino per definire il contorno e la forma delle sopracciglia. Il terzo step è invece quello di sfumare e pettinare le sopracciglia con il pettinino, con lo scovolino questo integrato. E qua c'è scritto che l'applicazione dura esattamente 90 secondi. Su questa cosa ho un po' da ridire, nel senso che appena applicate il prodotto non dovete essere flash nello stenderlo, però non dovete neanche essere una tartaruga. Dovete avere comunque una mano abbastanza fluida, cioè non dovete rimanere lì a vedere dove riempire lo spazio, ma dovete già andare sicure, perché il prodotto tende ad asciugarsi, e per asciugarsi intendo dire che tende proprio a solidificarsi, cioè viene assorbito proprio dalla pelle e quindi rimane lì stampato come fosse un tatuaggio, per intenderci, perché poi non va proprio via. Infatti la prima volta che l'ho steso mi sono impegnata per avere una bella linea definita e quindi ho perso un po' di tempo, però il prodotto vedevo che non si trasferiva più nel momento in cui io andavo con il pennellino a volerlo portare, per dirvi, qui sopra, quindi si era proprio fissato. Questo è un consiglio che ci tengo nel dirvi dalla mia esperienza, insomma: siate abbastanza rapide, capite prima, studiate prima il vostro tipo di sopracciglio, quindi dove posizionare la puntina di prodotto, e poi tiratevela, trascinatela seguendo la vostra forma. Ci sono tantissime altre informazioni da dire, anzi posso dire che l'effetto finale è molto naturale e mi piace tantissimo, vi devo dire la verità. Infatti penso di poter indossare sempre e solo lui. Io prima utilizzavo due tipi di matite, però penso che lui possa essere un antagonista. Adesso non ho mai provato il prodotto che sto per citarvi, però penso che sia un ottimo antagonista del Cabrao di Benefit. Vi ripeto, non ho mai provato il Cabrao, però secondo me, basandomi sui video e sulle recensioni che ho visto, è un ottimo antagonista, appunto. A questo punto, intro a parte, iniziamo. Come potete vedere, ho avvicinato la fotocamera perché devo appunto mostrarvi il tutto, e inizio con l'aprire il prodottino, che l'applicatore stesso ricorda proprio un correttore. La punta è infatti, dal mio punto di vista, molto spessa, nel senso che potevano secondo me farla un pochino più piccolina, però va bene. Questo qui è il colore che io ho scelto per le mie sopracciglia, e sono rimasta davanti allo stand della L'Oreal veramente tantissimo tempo, perché ero indecisa se prendere questa tonalità oppure quella leggermente più scura. Però poi ho pensato che non voglio andare ad indurire molto i miei tratti, e quindi per me questa è più che sufficiente. Vado adesso a fare tre puntini, uno esattamente qui, uno qui e l'altro qui. Con il pennellino vado, inizio a sfumare riempiendo i segni vuoti, e quindi vado a portare il tutto verso l'alto, scusatemi, per dare proprio una forma naturale di un pelo naturale. Inizio a definire le mie sopracciglia qui, dando la forma dell'arcata, e poi trasferisco il tutto con la codina finale. Vedere, il tutto già si è assorbito, quindi io sto facendo già tanta fatica a spostare il prodotto sulle parti che voglio andare a ricoprire. Adesso vado a definire la parte sottostante.
Bene, allora io ho appena terminato di stendere con la parte angolata del pennellino il prodotto che avevo appunto applicato sul sopracciglio. Adesso vi voglio far vedere il tutto. Allora, per me il risultato finale è bellissimo, mi piace veramente tantissimo perché regala proprio un effetto molto naturale. L'unica cosa, secondo me ci vogliono più di 90 secondi perché per definire bene il tutto, almeno per quanto mi riguarda, io devo essere precisa e quindi ci devo impiegare un po' di tempo. E l'altra cosa che vi torno a dire è che il prodotto si secca subito, quindi dovete essere molto molto rapidi nell'applicarlo e centrare bene i punti che volete andare a coprire sulle sopracciglia. Questa ovviamente è una cosa che vi arriva con la pratica, non vi arriva nel momento in cui acquistate il prodotto e decidete di poi applicarlo qui sopra. Ovviamente bisogna prenderci la mano, soprattutto per chi non ha mai utilizzato un pennellino angolato per le sopracciglia ma ha sempre agito con la matita per appunto le sopracciglia. Vado a pettinare per andare a vedere se tutti i miei spazi si sono ben coperti. Questo qui, ragazzi, è l'effetto finale. Non mi rimane che andare a completare l'altro sopracciglio. Torniamo ovviamente a prelevare il nostro prodotto, quindi andiamo a stenderlo nelle parti più vuote. C'è sempre un sopracciglio più problematico dell'altro, almeno per quanto mi riguarda, non so voi, fatemi sapere qui sotto nei commenti. Secondo me è uscito anche meglio rispetto al primo, non lo so perché, di solito tutto quello che faccio sul lato destro esce meglio del sinistro, oggi boh, è uscito così. Io vi torno a dire che il risultato finale personalmente mi fa impazzire, cioè mi piace veramente tantissimo, è promosso veramente 10 su 10 per il fatto che dura anche tanto, che è waterproof, quindi resiste all'acqua e che si riesce a utilizzare senza dover prendere una laurea, nel senso, secondo me alla portata di tutti. L'unica cosa, dovete solamente essere un pochino pratiche nell'applicarlo, non dovete perdervi in chiacchiere, non dovete perdere tempo. Un'altra informazione che vi posso dare al riguardo è che se è la prima volta che utilizzate questo tipo di prodotto, potete agire in questo modo: applicate il primo puntino e poi agite sul secondo e sul terzo. In questo modo siete più tranquille e non avete la preoccupazione di dover andare subito a sfumare il secondo ed il terzo. E l'altra informazione, l'altra tip che vi posso dare relativa sempre al primo puntino è che io lo andrei a mettere esattamente qui dove l'ho applicato io ed iniziare a tirare in su il pennellino esattamente come ho fatto, proprio perché si vanno ad aggiungere questi questi peletti che sembrano esattamente essere i nostri naturali e poi andare a definire il tutto, così andate semplicemente a riempire in modo naturale. Se invece andate ad applicare il puntino per poi subito tirarlo, secondo me tirate il prodotto e non riempite gli spazietti, quindi non fate agire il prodotto per lo scopo per il quale è nato. Vi torno a dire, non è una sponsorizzazione, L'Oreal non mi ha inviato il prodotto per recensirlo, l'ho acquistato con il mio budget. Qui sotto nei commenti, ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate, se già l'avete acquistato, come vi state trovando, se avete altri modi per applicarlo. Soprattutto fatemi sapere se questa tipologia di video vi è piaciuta, con un bel pollicino in su, iscrivendovi qui sotto al mio canale, attivando anche la campanellina. Fatemi sapere ovviamente come vi siete trovate, se volete acquistarlo, se aspettavate un video del genere proprio per essere un pochino più delucidate al riguardo su questo prodotto, anche perché sono dei prodotti, ragazzi, che sì, hanno un prezzo molto abbordabile, però sono sempre soldi vostri, quindi è sempre bene dal mio punto di vista trovare questo genere di video per regolarci un attimo se vale davvero la pena o meno. Detto questo, vi mando un grande bacio, ragazzi, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!